L'errore più stupido di quando conosci qualcuno. Ne facciamo di errori come esseri umani tantissimi, ne faccio io il doppio, ho la scheda di raccolta degli errori. Ma ce n'è uno di cui voglio parlarti, soprattutto quando ci relazioniamo con le altre persone in ambito lavorativo, e non solo, però in ambito lavorativo è la cosa in cui mi voglio soffermare in questo video. Praticamente quella tendenza stupida che si ha di sentirsi superiore agli altri. È una cosa che delle volte viene naturale per alcuni, altri non si rendono conto, non sono consapevoli. Insomma, qui non stiamo cercando la responsabilità, stiamo cercando di fermarci sull'errore. Ad esempio, tutte quelle persone che tu conosci in ambito business e ti spiattellano tutte le cose che stanno facendo. Ti parlano di tutto, ti raccontano di quello che fanno loro, non sanno niente di te e parlano come se loro fossero più bravi di te. E delle volte, ripeto, non lo fanno con coscienza, ma lo fanno anche per cercare di farsi notare. Oppure, peggiore dell'ipotesi, quando sottolineano di avere qualcosa di più di te. O ad esempio appartengono a dei gruppi particolari e ti dicono: sai che io faccio parte di questo gruppo, lo conosci per caso? E questo è solo l'inizio, perché questo errore non ti dà quello spiraglio di apertura per imparare dagli altri. Perché dico è solo l'inizio? Perché questo qui è l'inizio, cioè l'introduzione a quello che è un dialogo poco efficace. Perché nel momento in cui tu stai parlando con una persona e sei concentrato troppo su te stesso, cioè su quello che sei tu, su quanto sei bravo, eccetera, quindi se tu continui a raccontare di te stesso e non stai ascoltando l'altra persona, quello lì dopo un po' si annoia, si fa un giudizio di te, perché magari tu non sai con chi stai parlando, probabilmente quella persona forse conosce o è meglio di te in quell'ambito, in quell'aspetto, conosce la stessa cosa, come fai a capire? Per cui qual è la soluzione in questi casi? È di attivare un dialogo cosiddetto non giudicante. Numero uno, quella tendenza che si ha, siccome stiamo parlando con una persona nella quale non abbiamo le stesse idee, non incontriamo gli stessi valori, non riusciamo a capire perché non riesca a vedere la cosa come la vediamo noi e diamo giudizi sul suo stato psicologico. È stupido, è stupida, è scemo, è scema, ha solo un'idea diversa dalla tua. Secondo punto è di chiudere subito la conversazione, perché no, non capisci, insomma, non... Ciao. Dare proprio questo aspetto di superficialità nella tua comunicazione quando stai parlando con l'altra persona. Quindi, primo punto è di capire che se una persona non ha un'idea come la tua, non significa necessariamente che abbia dei problemi o sia diverso da te per questo motivo. Secondo punto, non chiudere subito la conversazione facendo sentire stupido l'altro soltanto perché non ti ha capito subito o perché non conosce quello che stai facendo tu. Ora è vero che questa cosa non è valida sempre, perché ci sono dei casi in cui stai cercando di avviare la conversazione e davvero ti trovi davanti a una persona che a un certo punto non ti vuole seguire, non ti segue. Questo sì, però nella stragrande maggioranza metti da parte quello che è il tuo ego e ascolta le altre persone.